Presidente, un evento importante al Dream Cinema di Frosinone. Sì, questa sera ci sarà un monologo dedicato a Emanuela Loi, l'osservatorio regionale per la legalità e l'antimafia della Regione Lazio, insieme appunto alla presidenza della commissione che mi onoro di rappresentare in questa circostanza, ha pensato in occasione della 27esima giornata dedicata alle vittime di mafia di organizzare uno spettacolo teatrale dedicato proprio a una delle donne che hanno perso la vita nell'attentato di Via D'Amelio. È un modo per portare in giro una storia, perché ovviamente noi siamo tutti legati ai magistrati Falcone e Borsellino, ma è anche il modo per raccontare la vita e la storia di una donna che faceva parte della scorta e che quindi viveva a stretto contatto con queste persone, perché purtroppo ci sono tantissime vittime di mafia che non vengono ricordate e ci sembrava giusto far passare questo messaggio. La lotta alla legalità è anche questo, raccontare quello che è stata la mafia nel nostro paese e che continua ad essere anche purtroppo nel nostro territorio, e su questo la Regione Lazio ha messo in piedi una serie di azioni, soprattutto durante il Covid, perché la nostra preoccupazione era proprio questa, che durante un periodo in cui scarseggiava, diciamo, un controllo più serrato, potevano emergere nuove forme di criminalità. Quindi tutti gli interventi messi a disposizione delle imprese, delle aziende, sono servite proprio a questo, per evitare che potessero cadere in mano sbagliate e quindi anche arginare un fenomeno che esiste. Siamo sempre in prima linea su questo e continueremo ad esserlo. Ecco, qual è la testimonianza che lei porta qui a Frosinone? Beh, la testimonianza di attrice che sceglie di fare teatro civile, quindi di interpretare una storia importante come quella di Emanuela Loi, è quella di mettere sempre l'attenzione sui valori dell'essere umano. Quindi la memoria, che non è solo ricordo, ma è davvero un faro che ci illumina il futuro. Noi ci crediamo molto, crediamo che la cultura serva a mantenere viva questo genere di testimonianze. Poi ovviamente per noi avere, come è successo ieri sera a Roma, dove c'era anche la sorella Claudia Loi, la sorella di Emanuela, avere un rapporto stretto con la famiglia, che crede in questo diffondere la memoria di Emanuela grazie a questo lavoro, per noi insomma è veramente una cosa molto emozionante. Questa sera qui a Frosinone ci saranno tante divise ed è una cosa che noi adoriamo, perché ovviamente questo lavoro cerca di rendere omaggio anche ai tanti servitori che poi, come Emanuela, purtroppo hanno anche pagato veramente il prezzo più alto. Pensiamo che a 30 anni dalle stragi mafiose è importante ricordare le vittime, ricordare le persone che hanno dedicato abnegazione, fatica, generosità nella lotta alla mafia, e tra queste persone abbiamo scelto Emanuela Loi, che è l'unica donna uccisa nelle stragi, l'unica donna delle scorte. Emanuela era una ragazza normale, era una ragazza con le sue fragilità, le sue speranze, i suoi sogni. A 24 anni è stata uccisa nella strage di Via D'Amelio. Quindi ricordare le vittime per affermare la necessità dell'impegno oggi contro le mafie anche nel Lazio, che sono presenti in maniera robusta da Roma a Frosinone passando per Latina.